Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuto Carlo Calenda. Buonasera. Leader di Azione, eurodeputato. Buonasera Silvia Borrelli, corrispondente del Financial Times. Buonasera Marco Travaglio, direttore Buonasera. Del Fatto Quotidiano. Allora, manca una settimana a Natale, i contagi continuano ad aumentare e ancora non sappiamo come dovremo passare le festività natalizie. Il governo viene attaccato da destra per i ritardi nelle scelte e da Renzi che vuole costringere Conte a trattare subito dopo la pubblicità. Marco Travaglio, il governo è molto sotto pressione da più parti, dalla destra che lo accusa di essere in grave ritardo per le nuove restrizioni per le feste natalizie, a Renzi che vuole costringere il Presidente del Consiglio Conte a trattare praticamente su tutto. Qual è la sfida più rischiosa per il Presidente del Consiglio? È superare la paralisi. Ieri sera, in un'intervista televisiva ad Accordi e Disaccordi, Conte ha detto: io devo confessare che per il piano sul recovery sono fermo perché è stata messa in discussione la governance di quella cabina di regia che dovrebbe controllare l'esecuzione dei lavori, come ci ha chiesto l'Europa in un documento ben preciso, affidando poi ai paesi la concreta realizzazione di quello strumento di controllo. E dall'altro lato Italia Viva ancora ieri ha disertato la riunione durante la quale il governo doveva prendere le decisioni sulle restrizioni, quindi si spera che stasera ci sia il chiarimento e che domani finalmente si degnino i ministri di Italia Viva di partecipare a decisioni che, se non partecipano, non si possono prendere; se partecipano, fanno finta di non averle prese, come per la cabina di regia che è stata decisa in 16 riunioni di governo. Quindi certamente un governo in questo momento non può permettersi la paralisi nella quale lo ha costretto un suo alleato minuscolo, ma in questo momento ricattatorio e in grado di impedire che si facciano le cose. È corretto, onorevole Calenda, questa ricostruzione di Marco Travaglio? E lei è un grande oppositore del governo Conte, quindi si ritrova a sperare che Renzi vada fino in fondo con le sue minacce di crisi, e conoscendolo bene cosa farà? Farà cadere il governo? Allora, all'ultima domanda non potrebbe rispondere neanche il mago Telma, perché mi sembra che un giorno sembri una cosa e il giorno l'altro, quindi confesso la mia incapacità. Però no, non sono d'accordo sulla prima parte del discorso, perché guardi, è abbastanza semplice, lo dicono i numeri. L'Italia è il paese che ha gestito peggio la crisi, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista di morti. Ha un tasso di letalità, cioè le persone che muoiono su quelle che si ammalano, che è circa il 3,5%, è più del doppio della Germania, è più del 30% della media europea. Ma non è solo questo. Ha anche perso posti di lavoro, molto più della media europea, immensamente più della Germania. E se io ho portato questo perché è piuttosto semplice, anche se sembra complesso da capire. Questo sono tutti, il Financial Times ha preso tutti i paesi sviluppati, come hanno gestito su due dimensioni il Covid, la parte economica e la parte di mortalità, quindi la parte sanitaria. E l'Italia, questi sono i migliori e questi sono i peggiori. L'Italia, l'Italia è peggiore, solo il Perù è peggio dell'Italia. Quindi l'ha gestita male sia dalla parte sanitaria sia dalla parte economica. Ora, questo è colpa del governo in parte, non completamente. È colpa del fatto che l'Italia è un paese che non funziona più. Lo Stato, le amministrazioni locali, nazionali, il sistema istituzionale, cioè tutto non funziona perché la politica non si è occupata di amministrazione. Ma quindi Conte... Finisco subitissimo. Non si è occupata di amministrazione per molti anni. Da cosa è stata peggiorata questa situazione, però?
dal fatto che il profilo di esperienze amministrative dei ministri del governo Conte e di Conte stesso, cioè l'esperienza amministrativa, cosa hanno amministrato? Perché qui si tratta di un fallimento amministrativo, cioè di non aver saputo far accadere le cose. Ecco, il profilo di esperienza amministrativa del governo Conte non è sufficiente ed è la ragione per cui io penso che ci voglia un cambio di governo. Però attenzione, tu apri una crisi se sai qual è il punto di arrivo in mezzo a una pandemia. Non apri una crisi per tastare il terreno e vedere come va la situazione. Ma secondo lei Renzi che cosa vuole alla fine, veramente? È come sopra, cioè la questione del mago Telma, nel senso io non sono in grado di dirlo, però sono in grado di dire per esempio a Marco Travaglio che se lui ha letto la bozza di recovery fund circolata dal governo italiano, è una bozza risibile. Sulla questione dei giovani, io faccio questo esempio perché è una questione che ci vede messo in molto male, il governo italiano nella bozza ha 7 righe. Il piano del governo francese ha 50 pagine e 23 misure dettagliatissime. E quello non è colpa di Renzi, quello è colpa di tutto il governo, tra cui anche Renzi. Dopodiché io lo ripeto, io non penso che tu apri una crisi in mezzo a una pandemia senza sapere come va a finire. Cioè devi essere chiaro cosa vuoi ottenere e cercare di ottenerlo. Allora, Silvia Borrelli, è così il recovery fund italiano è, diciamo, piuttosto misero, anche perché l'attacco, uno degli attacchi che Renzi fa al governo è la gestione del recovery fund e anche il piano stesso, no? La governance. Allora, in Europa si fidano più di Conte o di Renzi? Ma io non credo che in questo momento Renzi sia neanche un interlocutore in Europa, e di Conte in Europa hanno imparato a fidarsi. Gli interlocutori sono soprattutto Conte e Gualtieri, che ha una lunga esperienza europea. Il problema credo sia più ampio, e cioè che in Europa ci si fida poco dell'Italia, e questo non per colpa di Conte ma per colpa di come l'Italia ha gestito nel corso degli ultimi anni tutto, dalle crisi politiche alla situazione economica, il debito pubblico sempre crescente, l'economia che cresceva sempre meno degli altri paesi europei, e adesso il problema è la messa a terra del piano del recovery fund. L'ha detto chiaramente anche Bruno Le Maire quando all'inizio di dicembre è venuto in visita a Roma. È chiaro che abbiamo gli occhi puntati perché siamo in ritardo sulla presentazione del piano, e la domanda per tutti quei paesi che già non volevano neanche contrarre debito comune, ricordiamoci nella prima fase quello che dicevano gli olandesi o i cosiddetti paesi frugali, quindi la Scandinavia, l'Austria e così via, riguardo agli italiani e riguardo agli euro bond. Quindi adesso il problema è se noi riusciamo a mettere in piedi un piano in cui 209 miliardi vengono investiti per far crescere l'economia, e quindi fare più debito per però fare crescere l'economia e poi nel lungo termine portarlo giù questo debito. In questo momento, come ha detto anche Conte, è molto difficile da capire se questo sarà possibile. Con tutta la frammentazione che c'è all'interno del governo, probabilmente la risposta adesso è più no che sì, a prescindere dalla task force. Allora, Marco Travaglio, il punto è che Calenda, ma non solo lui, pensa che per gestire una montagna di denaro e anche di opportunità come il Recovery Fund servirebbe un governo dei più competenti, un governo dei migliori, sostenuto anche dalla Lega, se dovrebbe essere, no? Io ho detto, è stato un governo di chi ha amministrato, migliori o peggiori. Ecco, però insomma, sicuramente guidato da Mario Draghi, da tutti quelli che riconoscono e devono riconoscere che l'Unione Europea, tu puoi essere contrario a certe cose, ma non è il nemico. Se la Lega non è in grado, cioè se la linea, per essere chiari, è quella di Salvini, non lo faremo mai. Se la linea che prevale è quella di Giorgetti, potrebbe appoggiarlo dall'esterno anche. Guidato da Mario Draghi. Allora, tu oggi contro questa ipotesi scrivi fuoco e fiamme, insomma, non vedresti in modo favorevole una compagine governativa di questo genere. È troppo irrealistica o non farebbe bene all'Italia? Ah, intanto io contesto la lettura che fa Calenda, che è legittima, ma è quella del Financial Times. Se la Germania è tornata in lockdown è perché ha la curva dei contagi che sta crescendo ininterrottamente da 20 giorni. Noi abbiamo la curva che sta scendendo ininterrottamente da un mese. Abbiamo il doppio del mondo. Oggi il re di Svezia ha detto che il modello svedese è fallito.
La Svizzera, da sempre portata a modello di tutti, ha completamente saturato le terapie intensive. La Spagna pare che abbia nascosto dai 20 ai 30 mila morti. Quindi stiamo attenti prima di dire, di iscriverci al partito Covid governo ladro, perché non ci crede nessuno. Sappiamo benissimo che l'Italia ha le sue tare, ha le sue difficoltà, ma non è affatto tra i peggiori a gestire questa crisi. Anzi, ci siamo scampati il secondo lockdown e quelli che dicevano che ci saremmo finiti necessariamente sono stati smentiti dal fatto che in un mese le misure che sono state prese hanno addomesticato la curva e oggi abbiamo la metà dell'indice di positività che avevamo 20 giorni fa, siamo passati dal 18 al 9%, abbiamo ospedali che avevano 20 giorni fa 35.000 posti occupati, adesso ne hanno 26.000 e abbiamo le terapie intensive che 20 giorni fa avevano 3.800 persone ricoverate, adesso ne hanno 2.800. Quindi smettiamola di dire che va tutto male, che moriremo tutti, che è tutto un fallimento, perché non ci crede nessuno. Ma io ho detto questo. Sono troppi mesi che sentiamo queste cose. Ma io ho detto Dopodiché questo. Il governo Draghi no, dice, ma io ho detto dice Calenda che non ha detto questo, Marco. Io ho citato, non ho citato, scusa, io ho citato dei dati che dimostrano dati che non siamo affatto il fanalino di coda dell'Europa. Della letalità, cioè le persone che si prendono il Covid e muoiono, in Italia è al 3,5% verso una media europea del 2,2%. Lei sa benissimo che quello dipende dal fatto che siamo il paese più anziano d'Europa. Oh, ma questa è una palla clamorosa. Sa benissimo perché che siamo il paese che scusi, ha gli anziani più conviventi con il resto delle famiglie Le faccio una domanda, questo scusa. Dicono gli scienziati. No, gli scienziati dicono una cosa diversa, come ha detto la professoressa Viola ieri benissimo, cioè che la medicina territoriale è molto più fragile come azioni, va dicendo da prima della pandemia. Il tasso di differenza demografica tra l'Italia e la Germania, secondo lei, è il 50%? No, le ho detto alcune ragioni. Allora, una è che siamo il paese più anziano, l'altro è che siamo il paese dove gli anziani convivono maggiormente con il resto dei familiari, mentre in Germania gli anziani vivono da soli e molto lontano dai loro familiari. E quindi l'interazione fra gli anziani e il resto dei familiari che portano il contagio, perché alla mattina vanno a scuola e poi viaggiano, e poi lavorano e vanno a casa e incontrano i nonni, è molto inferiore. Quindi, scusi, noi e poi abbiamo una peculiarità. Abbiamo il problema della medicina territoriale che dipende, come lei ben sa, dalle regioni, visto che noi siamo un paese di dementi che ha affidato alle regioni la sanità anziché allo Stato centrale. Dopodiché, se volete, finisco di rispondere a Lilli Gruber che mi ha chiesto del governo Draghi. Beh, è una simpatica barzelletta, perché per fare il governo Draghi intanto bisogna avvertire Draghi e sincerarsi che voglia fare il Presidente del Consiglio. A me non risulta che voglia fare il Presidente del Consiglio. In secondo luogo, i governi per stare in piedi devono avere una maggioranza. Qual è la maggioranza del governo Draghi all'insaputa di Draghi? Non esiste, perché i 5 Stelle non sosterrebbero mai Draghi, la Lega non sosterrebbe mai Draghi, nemmeno Giorgetti, che tra l'altro piace molto a Calenda, ma è quello che andò 2 anni fa al meeting di Rimini a dire che i medici di famiglia sono roba dell'altro secolo. Quindi stiamo parlando del nulla, stiamo parlando di un governo che non ha nessuna possibilità di esistere, perché il Presidente del Consiglio che è stato designato, e cioè Draghi, non è disponibile. Io lo voglio vedere Draghi a misurarsi tutti i giorni con le trasferte della Bellanova, i veti dell'innominabile e i dissidenti dei 5 Stelle, i mal di pancia del PD e le 6 anime della Lega e le bizze della Meloni e Berlusconi. Ma stiamo scherzando, Draghi è una figura talmente alta e talmente super partes che semmai ha il profilo per fare il Presidente della Repubblica, non per mettersi al tavolo a litigare tutti i giorni con questo pollaio insopportabile. Dopodiché se qualcuno vuole fare il governo Draghi lo lanci, chiamano Draghi, così scopriranno subito che non è disponibile e la piantano, visto che è un anno che parlano di una cosa che non esiste. Allora, prima di dare la parola a Silvia Borelli, lei ha parlato con Draghi, gliel'ha chiesto? Io non ho mai parlato con Draghi, non parlo con Draghi, non ho nessun ruolo per parlare con Draghi,
Però questo ragionamento è tutto un ragionamento fatto all'incontrario, perché non parte da quello che serve. Glielo faccio fare subito, voglio solo prima sentire Silvia Borrelli. Silvia, sì, da noi viene tirato continuamente fuori il nome di Mario Draghi, che sicuramente avrebbe il plauso delle istituzioni europee tutte, però forse in piena pandemia un paese non dovrebbe neanche discutere di cambiare governo, di parlare di rimpasti, di possibili crisi. No, e questo forse è il punto vero. Ma il punto è che siamo in una situazione surreale e secondo me a una settimana da Natale i cittadini fanno fatica a seguire di che cosa stiamo parlando, perché di fatto una crisi di governo c'è già, perché il solo fatto che Conte abbia dovuto aprire una verifica significa che in qualche misura la crisi già esiste. Dopodiché abbiamo Renzi che continua a minacciare di ritirare i ministri, siamo a 2 settimane da una legge di bilancio che non avrà neanche il tempo di essere discussa in Parlamento e qui si parla di cambiare governo, di rimpasti, di un Conte ter, di un governo Draghi. Draghi anche a me in questa fase sembra fantapolitica, cioè magari potesse arrivare qualcuno con il plauso di tutte le istituzioni europee, acclamato da tutto il Parlamento, che ci risolve il problema e ci mette in campo un piano per investire questi 209 miliardi che fanno ripartire l'economia e salvano l'Italia dal baratro. Però in questo momento a me questo non sembra uno scenario reale e francamente aprire una crisi al buio in un momento di questo tipo è folle, come è folle andare a parlare con dei giornali stranieri prima del Consiglio europeo per avvertire che in Italia c'è una crisi, che il governo Conte scricchiola, perché non fa il gioco dell'Italia. A me del governo Conte francamente importa poco e niente e si sa che non ho una particolare simpatia nei loro confronti, però in questa fase, quando i cittadini veramente non sanno che cosa devono fare tra una settimana, non sanno se si potranno spostare, è l'unico governo europeo che non ha ancora annunciato se ci si potrà spostare, se non ci si potrà spostare, dopodiché abbiamo tutta una serie di problemi infiniti, dal piano vaccinale che deve ancora essere annunciato e spiegato nel dettaglio, questo recovery fund di cui stiamo parlando che ancora non abbiamo capito che cosa fare, quanti soldi verranno messi per la sanità, quanti per il turismo, quanti per i giovani, si parla di cose astratte come digitalizzazione, innovazione e green economy, che di fatto in questo momento non significano assolutamente niente, e parliamo di una crisi di governo, cioè se si sa qual è lo sbocco, se si sa dove stiamo andando a parare, parliamo di crisi di governo, ma siccome inizia il semestre bianco tra 6 mesi e abbiamo appena tagliato i parlamentari, quindi di fatto abbiamo stabilizzato la legislatura, perché tutti quelli che sono in Parlamento sanno che per la maggior parte tornerebbero a casa e non verrebbero rieletti, inclusi quelli di Italia Viva e 5 Stelle, basta, cerchiamo di andare avanti e veramente mostrare di essere un paese con un minimo di serietà. Che sembra la cosa ogni tanto proprio più difficile, sì, ma la lascio replicare e le aggiungo anche perché l'ha aperto Silvia Borrelli questo tema appunto del non sappiamo neanche a una settimana da Natale come ci dovremmo comportare. Sì, no, allora è interessante l'intervento, che l'intervento dice il governo sta facendo male, ha fatto male, non ha idea sul recovery fund, non è chiaro sul piano vaccinale, non è chiaro sull'istruzione, non sta funzionando, però non lo possiamo cambiare. E se non lo possiamo cambiare, teniamocelo, terremo anche i problemi. Dopodiché... No, è che non si vede dove sia l'alternativa. Esatto. Qual è il tema? Che è quello che io ho detto all'inizio. Se non si apre una crisi al buio, certo che non si apre una crisi al buio, ma valutare se c'è una possibilità. Può darsi che questa possibilità abbia ragione perfettamente Marco Travaglio, non abbia la possibilità di esistere. Se non ha la possibilità di esistere, succederà che peggioreremo nel corso dei prossimi mesi, però io penso che vada valutato. Se non c'è questa possibilità, e sono all'opposizione, quindi il mio lavoro è cercare di trovare delle soluzioni, se no appoggerei questo governo. Viceversa, quello che dico, e su questo sono perfettamente d'accordo, non si può aprire una crisi, come abbiamo visto in questi giorni, con un tira e molla sui giornali, senza di chiarezza di qual è il punto finale, che magari finisce in un Conte ter con cambiamento di pochi ministri, che porterebbe un discredito totale sulla composizione del governo, perché direbbero ma avete fatto tutto questo casino per 3 poltrone in mezzo alla pandemia. Quindi la questione, per quanto mi riguarda, dall'opposizione, credo, spero, responsabile, che ha sempre fatto proposte, è questa. Noi abbiamo un problema gigantesco, questo problema ce lo stiamo trascinando, ha a che fare col funzionamento dello Stato, questo problema va affrontato non da Mario Draghi come figura salvifica, perché nessuna figura è in sé salvifica,
ma da un'ampia squadra di persone che abbiano amministrato. Ci sono le condizioni politiche per farlo? No, forse no, sicuramente no. Bene, ci terremo questo governo. Dopodiché però, io lo dico, la mia impressione è questa, che questa rischia di essere la crisi terminale di una Repubblica, perché quello di cui c'è bisogno, quello che dobbiamo fare, cioè rimettere a posto i processi che fanno funzionare lo Stato, non sta accadendo, nessuno se ne sta occupando, nessuno ha in questa compagine la professionalità per farlo. E allora forse dopo c'è un rischio, ed è un rischio grosso, non solo che vinca la destra. Quindi lei dice che questo è un governo di incompetenti. No, io non dico questo, perché le faccio l'esempio del ministro Gualtieri. Il ministro Gualtieri è stato uno dei migliori presidenti della commissione Econ. Io l'ho appoggiato alle elezioni europee, al Parlamento europeo, e quel lavoro lo faceva benissimo. Quel lavoro però è un lavoro tecnico, giuridico, relazionale, non è un lavoro gestionale. E semplicemente ci sono professionalità che vanno bene per determinati lavori. Questo è il mio punto. E se il ministro Gualtieri facesse il ministro in Francia, lo farebbe benissimo, perché avrebbe sotto un apparato che funziona molto bene. In Italia quell'apparato non funziona più. E quindi hai bisogno di qualcuno. E quindi fa bene Conte a chiedere una governance per il recovery fund. No, perché il problema della task force e della governance è che quel ministro, il ministro dell'economia, che peraltro sarebbe parte della task force, quindi parte del problema, ha dei poteri. Faccio un esempio: gli asili nido. Nel piano c'è scritto con una vaghezza assoluta, in tre pagine diverse, la parola asili nido, aumentare gli asili nido, non c'è un numero. Però diciamo che li vogliono aumentare. Chi lo fa? La task force? E il Ministero dell'Istruzione come lo fa? E, cioè, voglio dire, i ministri hanno quei poteri e non glieli puoi togliere. E allora tu devi dire... l'alternativa c'è, è mettere dei ministri che abbiano esperienza amministrativa, rafforzare i ministeri per farli funzionare, fare come si fa in tutte le associazioni umane del mondo, dove se hai un problema metti le persone giuste, fai i processi di lavoro, non è che ti inventi un'altra cosa che gli sta a fianco, che non ha poteri o che ha poteri che vanno in conflitto. Allora... perché noi siamo pieni di conflitti tra regioni, comuni, di tutti, di più. Marco, no? Travaglio, questo è vero, siamo pieni di conflitti, conflitti di competenza, conflitti di altra natura, insomma alla fine funziona ben poco. E diciamo che se lo trasportiamo sull'altro tema di grande attualità, che è come passeremo le prossime festività natalizie. Allora, sappiamo che domani c'è un Consiglio dei Ministri alle 18 su esattamente questo tema, però intanto le opposizioni dicono il governo è in ritardo, la gente non sa, non puoi avvertire chi poi è costretto a chiudere, vedi i ristoratori e altre categorie se non hai avvertito per tempo, insomma. Beh, certamente. Qui noi dimentichiamo sempre il soggetto principale di queste scelte, che sono le regioni. Negli ultimi due giorni noi abbiamo sentito le regioni del nord dire: vogliamo diventare zona rossa, se non ci fai diventare tu governo zona rossa facciamo noi. Poi è intervenuto Salvini, allora i suoi governatori hanno detto: guai se fate zona rossa. Poi stamattina Zaia ha detto: se non mi chiude, dato che non mi chiudete, chiudo io prima di voi. Tu lo sai che ogni volta che bisogna prendere le decisioni sulle restrizioni bisogna sentirli uno alla volta e sperare di trovarli in buona, perché se li trovi in cattiva, un'ora dopo dicono il contrario di quello che ti hanno detto al telefono. Noi abbiamo questo problema che tutti continuamente dimenticano, perché è comodo. Covid, però governo ladro, è perfetto. Non è questo il problema, Marco. Manco sui fondi. Sì, ma volevo avvertire, Calenda, che la bozza di cui sta continuando a parlare non è mica la bozza del recovery plan che verrà presentata a febbraio-marzo, quando ce la chiederanno. No, Una delle leggende metropolitane è che noi siamo in ritardo, ma noi la dobbiamo consegnare a febbraio. Aspettare di vedere quando verrà consegnata, scritto? Ma non voglio discutere. Perché io sono mesi che sento dire che noi stiamo prendendo dai cassetti dei vecchi progetti per metterli nel recovery plan. L'altro giorno la Germania ha presentato la sua bozza e sapete che cosa ha fatto? Finanzia solo vecchi progetti, che se l'avessimo fatto noi li avremmo lapidati i nostri ministri. Quindi stiamo attenti a non confondere le bozze con il definitivo piano sul recovery, che non è stato presentato. Perché? Perché lo dobbiamo presentare.
presentare a febbraio. Ancora si devono mettere d'accordo sulla governance. Stiamo parlando di una prima bozza sulla ripartizione dove ci sono le voci grandi, tra le quali non c'è scritto giovani per dire che tutti i soldi dei giovani sono quelli, non c'è scritto sanità per dire che tutti i soldi della sanità sono quelli, perché nel capitolo digitalizzazione ci sono altri fondi per la sanità, e per la sanità sono già stati stanziati 10 miliardi che quest'anno le regioni non sono riuscite a spendere nemmeno in un euro. Il nostro problema sarà riuscire a spenderli quei soldi, ecco perché ci vuole una struttura di controllo straordinaria per uno stanziamento straordinario, perché con l'ordinario noi abbiamo prodotto in questi anni sprechi, tangenti e mancata capacità di spesa. Calenda e poi Borrelli. No, vabbè, ma sono delle cose di un'enormità incredibile. Io commento la bozza che doveva essere presentata al Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana come tale. Non ho commentato le cifre, che sono irrilevanti. Ho commentato i contenuti, che sono deplorevoli. Perché non c'è niente, è una roba che si poteva scrivere con quattro amici al bar, e invito a non fidarvi di quello che sto dicendo, andare a leggere cosa c'è scritto sui giovani. E se c'è una misura precisa, quando finisco, ci sarà il piano, scusa, ti ho fatto finire, fammi finire a me. Ed hai una posizione altrettanto ridicola. Come dire che noi, che siamo il paese con il più alto numero di morti per abitanti praticamente al mondo, lo siamo perché abbiamo un modello particolare rispetto a tutti gli altri paesi del mondo. Perché non si riesce mai a vedere un problema per quello che è e analizzarlo. I medici lo hanno spiegato benissimo. Cioè, e io l'ho detto, e non sto dicendo che è responsabilità di questo governo, ho premesso che c'è un problema di funzionamento dello Stato che viene prima di questo governo. Sto dicendo solo che questo governo non mi pare che lo stia risolvendo. Per quanto riguarda le regioni hanno fatto sicuramente, non tutte, perché alcune, l'Emilia Romagna, il Veneto, qualcosa di buono, l'hanno fatto. Le altre hanno fatto sicuramente, hanno dato una pessima figura. E questo non toglie, e anzi aggiunge il fatto che ci voglia un esecutivo più forte che sia capace di governarlo. E faccio l'esempio dei fondi sulla sanità che hai fatto. Noi sono tre interrogazioni parlamentari che chiediamo al ministro Speranza, che va in giro a dire che ha speso 10 miliardi sulla sanità, quanti ne ha spesi e non stanziati, e non risponde mai. Il ministro Speranza, perché durante l'estate, quando il problema si era assopito, non è andato dalle regioni a dirgli scusami, ma tu settimana per settimana, perché non le hai fatte quelle 7 terapie intensive, quelle 9 residenze Covid? Perché questo argomento è uscito solo dopo la seconda ondata? Perché lo scaricabarile, caro Travaglio, in una Repubblica che non funziona, è uno scaricabarile generalizzato e riguarda anche il governo, che prima dice consento, io non ho mai commentato un DPCM, ho sempre solo obbedito. Ma Speranza deve fare da badante ai presidenti di regione? Assolutamente, durante una pandemia Speranza deve fare da badante, se no non ha nessuna funzione, perché se la tua risposta è fanno tutto le regioni e Speranza non deve fare da badante, Speranza può andare in vacanza, e siccome così non è, Speranza ogni settimana avrebbe dovuto monitorare l'andamento delle regioni. Ma che c'entra la sanità regionale? Ma i fondi glieli stiamo dando noi, e doveva controllare. Io non sto dicendo, e lo ripeto, che la responsabilità è di Speranza, sto dicendo che la responsabilità di Speranza è nel periodo in cui c'è stato il buco, in cui tutti pensavamo che si poteva andare a ballare, compreso il governo. Quello che è successo è che nessuno ha detto giorno per giorno che si poteva, che non si stavano facendo le residenze Covid, eccetera, eccetera. Concludo dicendo, tutto questo che ci stiamo dicendo, da una prospettiva o un'altra, quella di Travaglio che dice il governo è perfetto e sono le regioni cattive, o da un'altra prospettiva dice che il sistema non funziona più. E allora tutte quelle che possono, noi possiamo pensare essere cose difficilissime, un governo largo, eccetera, non sono difficilissime, sono indispensabili. Se non si riescono a fare, ci terremo il governo Conte e poi faremo, ovvio, io sto all'opposizione, figuriamoci. Silvia Borrelli, rapidissimamente, siccome qui abbiamo di fronte non solo un europarlamentare e il leader del movimento politico Azione, ma anche il candidato sindaco di Roma. Carlo Calenda sarebbe un bravo candidato sindaco, perché diciamo, il Partito Democratico per ora non lo appoggia, chissà se lo appoggerà mai, anche perché lui per la verità lo sta molto maltrattando il PD.
Ma tu, dove? Tu cosa pensi? Insomma, Calenda ha detto che loro un partito che fa parte di un governo di incapaci, alleato con i grillini che lei definisce senza sono l'opposizione del governo. Rapida, Silvia. Ma io penso che Roma in questi anni abbia toccato il fondo, quindi è difficile fare peggio di così. Dopodiché, in quanto ad amministrazione, penso che Calenda, a prescindere dai suoi conflitti con questo governo o con il PD, per Roma possa fare. Credo anche che da romano sappia benissimo quali sono i problemi. Ho visto dei suoi ultimi tweet, alcuni video che ha fatto anche da alcuni quartieri di Roma. Insomma, penso che conosca quali sono i problemi della città. Dopodiché Roma ha dei problemi talmente risalenti che forse al di là di Calenda ci serve proprio uno sforzo collettivo anche da parte del governo nazionale. C'è bisogno di più fondi e c'è bisogno di cambiare dei problemi che sono dei problemi che potrei parlare dell'ATAC, come potrei parlare di tante altre municipalizzate che vanno molto indietro. Anche da parte dei cittadini, no? Marco Travaglio, un rapidissimo telegrafico. Calenda si è candidato a sindaco di Roma e non riesce a ottenere l'appoggio del PD. Virginia Raggi si ricandida a giugno e non riesce a avere il supporto di tutto il Movimento 5 Stelle. Alla fine rischiamo che arriva Bertolaso e si porta via tutti. Io penso che Roma abbia toccato il fondo fino a 6-7 anni fa. Peggio di allora era impossibile fare. Mondo di mezzo, mafia capitale, tangenti, ruberie, sprechi, eccetera, eccetera, sono figli di quella stagione. La stagione attuale è una stagione figlia di carenza di poteri e carenza di fondi. Si può fare sindaco della capitale senza poteri speciali e senza fondi. Per quanto riguarda Calenda, dato che c'è il sistema del ballottaggio nei comuni, teoricamente ce la possono fare tutti, ce la può fare la Raggi, perché se vai in ballottaggio contro uno di centrodestra, i voti del centrosinistra le arrivano per fermare il centrodestra. Se al ballottaggio ci va Calenda, anche senza l'appoggio del PD, inevitabilmente almeno i voti di una parte del PD gli arrivano e può farcela lui, come può farcela quello del centrodestra. Bertolaso non mi sembra così popolare, onestamente, quindi che non mi sembra il candidato che sia in grado di vincere in partenza. Anche lui ce la può fare, perché certamente bisogna vedere se il centrodestra trova l'unità, perché l'altra volta Bertolaso si è candidato, poi è venuta fuori la Meloni, è venuto fuori Marchini e a un certo punto Bertolaso l'hanno messo da parte. Talmente trombato che non lo so, insomma, in questo momento può capitare di tutto, proprio perché c'è il sistema del ballottaggio. Abbiamo ancora mesi davanti. Calenda, telegrafico. Ma telegrafico, io ho partecipato a tavolo della coalizione centrosinistra, sempre la prima persona con cui ho parlato di una mia eventuale candidatura è stata Zingaretti. Però al tavolo del centrosinistra il PD ha detto chiaramente che aspetta la condanna eventuale della Raggi per fare un accordo con i 5 Stelle. E io gli ho detto benissimo, se la vostra strada è quella, cioè di cercare accordo con i 5 Stelle, voi avete tutta, io sono uscito dal PD, quindi ci mancherebbe. Io vado avanti lo stesso. Lei va avanti e lo stesso. E anche perché questo che diceva Travaglio è molto giusto, cioè non è come le regionali che devi stare tutti insieme, c'è un secondo turno. E quindi se il PD non vuole... Ma lei al ballottaggio i voti dei 5 Stelle non li prenderebbe mai. Ma guardi che i voti dei 5 Stelle, hanno una caratteristica, che sono voti anche abbastanza indipendenti. E se mi trovassi, per esempio, verso Bertolaso, non so se non li prenderei. Comunque, detto questo, il punto sostanziale è il PD deve scegliere se fare una cosa tutti insieme, io, il PD, altri, eccetera, oppure farlo con i 5 Stelle. Va bene. Lo decidesse. Dovranno decidere avanti, per forza. Allora, vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro. Nella lotta al coronavirus continuano sicuramente a mancare alcuni dati fondamentali. Guardate il punto. Il Covid non colpisce ovunque nello stesso modo. Stando ai dati diffusi dall'Osservatorio sulla Salute dell'Università Cattolica, rispetto ai positivi la mortalità è del 5,4% in Lombardia e dell'1,3% in Campania. Tra i due estremi, con differenze comunque significative, ci sono tutte le altre regioni.
Ciò che colpisce leggendo questo tipo di statistiche è l'assenza di spiegazioni. Nessuno sa perché ci siano differenze così marcate. I ricercatori si limitano a proporre un ventaglio molto ampio di possibili fattori nell'ordine: carenze organizzative, ritardi iniziali nel comprendere la gravità dell'emergenza, deficit nei sistemi di tracciamento dei contagi, diversi livelli di aggressività del virus, comportamenti individuali, scelte dei governi centrali e locali. Un'altra possibile spiegazione è che alcuni territori presentano un livello elevato di mobilità, con intense relazioni sociali ed economiche e dunque con un rischio maggiore di contagio. La verità è che sulle ragioni di tante differenze negli effetti del coronavirus sappiamo di non sapere. E proprio per ridurre questo deficit, per comprendere meglio i rapporti causa-effetto, un fronte sempre più ampio di organizzazioni, aziende, testate giornalistiche sta sostenendo la campagna Dati Bene Comune, lanciata perché siano rese note le informazioni su cui si basano le decisioni del governo e delle regioni. Ci sono già 40.000 firme in calce all'appello in cui si chiede che alla comunità scientifica vengano forniti dati continuamente aggiornati, ben documentati e facilmente accessibili. La stessa richiesta viene avanzata dalla Società Italiana di Statistica. In assenza di dati disaggregati, spiega, è difficile valutare l'efficacia di decisioni importanti come la chiusura delle scuole. Siamo in chiusura, grazie Carlo Calenda, buon lavoro, grazie Silvia Borrelli, grazie Marco Travaglio, grazie spettatrici e spettatori, vi lascio allo speciale di Corrado Formigli dal titolo La ricaduta e noi come sempre ci vediamo domani alle 8:30, arrivederci.